Siamo tornati in diretta, siamo al Circolo Caprilino a Pesaro e questa è la finale di batteria fra Paolo Zafferani e Simone Rosaverde. Prima bocciata a favore di Zafferani, non ha esiti positivi, quindi si procede sullo 0-0. C'è la biglia dell'avversario e purtroppo consegna 4 punti a Rosaverde. Biglia di Rosaverde viene posizionata appena a fianco del pallino. Terza biglia per Zafferani, che sposta pallino ma rimane sempre punto rosso. E quindi deve giocare l'ultima biglia di questa prima mano di gioco. Riesce a posizionare la propria ultima biglia vicino al pallino. Adesso però Rosaverde ne ha due da giocare, immagino non abbia difficoltà. Tocca la bianca, la sposta, rimane sempre punto bianco. Cioè, scusate, però ora lui è l'ultimo. Chiaramente Zafferani non gli fa neanche tirare l'ultima biglia, dice ok, punto tanto è tuo, e quindi Rosaverde va alla bocciata sul 6-0. E come per Zafferani anche la prima bocciata di Rosaverde non ha esito positivo, quindi il punteggio rimane invariato. Alza il pallino a sponda, quindi il punto ora è suo. Lo stacco al pallino, lo porta nella parte bassa del biliardo e ora ci deve pensare Zafferani a riprendersi il punto, che comunque ha ampio spazio intorno a te, intorno a sé quel pallino. Dalla brocca scende sponda lunga, corta, risalire. Punto lo prende, ma rimane un po' distante comunque.
una biglia tagliata che di prima scende verso il pallino, a cui si appoggia in testa. Tirando sponda esterna, a risalire poi sposta pallino, ma rimane sempre punto rosso. Sposta il pallino, ma lo manda verso la biglia rossa, quindi niente da fare. Punto rosso, e questo punto rosa e verde, volendo, potrebbe anche dedicarsi all'attacco di quella biglia bianca lassù in alto con un calcio. E sembra che la sua intenzione sia proprio quella. Si conquista 6 punti più i 2 di accosto, 8, quindi si porta a 14. 14-0. Rimpallo con la propria biglia e quindi nulla di fatto, 3 bocciate. E abbiamo visto 3-0 finora. Vediamo che Paolo prova a bocciare a sua volta il pallino di rimessa. Forse qualcosa arriva. Se ancora abbastanza velocità. Eh sì, se non passa in mezzo, l'otto. No! Riesce a cadere solamente il birillo bianco, il primo birillo bianco. Quindi 2 punti. Almeno però lo 0 non c'è più. 14-2. Seconda biglia scalza via la rossa di rosa verde. Tenterà con un calcio di abbassare il pallino passando nel castello e ci riesce. Bravissimo, punto è suo più gli 8 conquistati. Si porta 20 punti di differenza. Siamo comunque ancora alle prime battute della partita, quindi ancora tutto in gioco. Risponde esterne. Affermasse proprio sopra pallina. Una biglia tagliata che risale, ma l'angolazione è sbagliata, quindi la biglia di rosa verde oltrepassa la zona dove c'è bianca e pallino, e quindi ora Zafferani ha possibilità o di mettere un'altra biglia in accosto. Vediamo. Tira per farne 4. Riesce a fermarsi in tempo.
Mi sa che si è allontanata un po'. Vediamo. O ci vuole la misurazione da parte dell'arbitro, perché sono un po' in dubbio i giocatori. Due biglie, quindi 6 punti per Zafferani, che va alla bocciata e la dea bendata gli arriva in soccorso. 4 punti e si porta a 10. 22-10 per Rosa Verde sempre. Questa è la batteria della prima e seconda categoria. È la finale, quindi chi vincerà questa partita oggi pomeriggio alle ore 15 farà parte della fase finale della terza prova Superstar. Sposta il pallino verso la propria biglia, Rosa Verde si riappropria dell'accosto. Mi sa che scorre via quella biglia e nulla da fare, devi tirare l'ultima. Zafferani. Prova dalla parte opposta stavolta. Due sponde interne. Dovrebbe esserci riuscito, sì. Biglia tagliata che si dirige verso la bianca, la scalza via e a questo punto due biglie in accosto ce le ha. E vediamo se tenta per farne 6 o addirittura di più, perché c'è quella bianca lì che se riuscisse a scalzarla via riuscirebbe a fare anche i 10 di colore. 6, no, via, diciamo i 6. Io pretendevo troppo, dai, diciamo la verità. Un attimo di pausa perché stanno bocciando nel biliardo a fianco. E anche stavolta la bocciata è avara di risultati, quindi il parziale rimane 28-10 a favore di Rosa Verde su Zafferani. Non è molto soddisfatto Zafferani, perché la sua biglia in effetti si è discostata un po' dal pallino, non si è fermata proprio vicino dove aveva intenzione lui di fermarsi.
tiro di precisione per rosa verde. Riuscirà a toccarla, sì. La sposta e si prende il punto Zafferani. Ancora una biglia tagliata di prima, che vediamo se ha forza di fermarsi. Sa che è lunga. In effetti è rimasto bianco. Troppa velocità. Stavolta invece cerca di andare proprio sul pallino per abbassarlo verso le proprie biglie, e così è. Allargo tutto il gioco con la prima biglia, dovrebbe essere rimasto ancora rosso. Ci si deve lavorare. È un po' indeciso sul tiro da fare. Riesce a toccare la rossa, bravo, riesce a fare due biglie, dovrebbe esserci così. Si guarda per la terza forse. Quindi due biglie, ci sono quattro punti. Ora vediamo se c'è anche la terza biglia per farne sei. Rosa verde per giocare questa finale di batteria. Ha dapprima battuto Marco Donati del Circolo Amatori e quindi Sante Morelli. Poi invece Zafferani ha dapprima vinto su Santoro e quindi su Pascucci del Circolo Amatori. Punti di accosto erano 6, infatti si è portato a 16. La bocciata però ancora non dà soddisfazione ai giocatori in questa finale di batteria. Parziale quindi 28-16 di rosa verde su Zafferani. Calza via la rossa e quindi Zafferani si riprende il punto. E bravo rosa verde, si riposiziona sotto pallino. Si prepara a tirare una biglia sostenuta. Sponda corta, lunga, però risale l'angolazione, non è quella che doveva essere. Quindi già sotto di una biglia, ora Zafferani deve tirare la quarta biglia, l'ultima di questa mano di gioco. E riesce a toccare il pallino e forse riesce a prendere punto.
da corta a lunga risalire e guardate che roba, ha portato via la propria biglia. Cioè praticamente ha giocato per l'avversario questa volta. Se ne ha un'altra però. Vediamo se riesce a alzare quel pallino. Sì, ci riesce. Una biglia, sì, una biglia per lui, quindi rosa verde si porta a 30, 30 a 16. Stavolta c'è, stavolta c'è un bel 10 per rosa verde, forse anche 12. Eh sì, un plain, 12 punti, quindi un balzo in avanti a 42, 42 a 16. Bella questa, però niente male, eh? Rosa verde, quindi aveva 42, con questi 11 si porta a 53 e comincia a essere abbastanza ampio, il divario fra i due giocatori, anche se Paolo Zafferani sappiamo che è bravo a trovare a volte delle risorse. Però intanto adesso devi recuperare un bel po' di punti. 37 punti esattamente di differenza. Un tiro ad effetto per Zafferani. Un tre sponde a risalire. No, scalza via la rossa, ma la sua continua la corsa e non si ferma. È troppa potenza. Ultima biglia per lui. Stavolta passa mezzo rossa pallino e non si ferma, quindi penso sia rimasto sempre punto rosso. Dal calcio a quella bianca, rosa verde, non riesce a indirizzare nel castello, quindi ci saranno solo punti da costo per lui. Quindi sale a 55. Punti, 10 punti per lui, quindi si porta a 65. Ora è veramente molto molto ampio il divario fra i due giocatori. Guardate un po', ragazzi. Piove sul bagnato qui. Allora, il punto intanto l'ha preso, con 4 va 69 e ora è veramente molto molto difficile per Zafferani agguantare questo cavallo imbizzarrito che è corso avanti e non lo prende più, eh. Va bene, appunto, sta facendo una finale rosa verde veramente buona, anche appunto. Scalza via la rossa e appunto se l'è presa. Ora vediamo l'ultima biglia di rosa verde.
sponda corta lunga a risalire. No, mi sembra larga, toccherà la bianca e rimane punto bianco. Allora, Zafferani, vediamo se riesce, se prova a dare un calcio a quella rossa lassù. Intenzione c'è, vediamo se anche... No, la direzione non è giusta, quindi ci sono solo i due punti di accosto, quindi 18 punti per lui, 69 a 18. Nulla di fatto, si rimane 69-18. E Rosa Verde si prepara a attaccare le biglie dell'avversario. Vuole chiudere la partita lui. Guardate, ne fa 10-79. Zafferani non si accinge a giocare perché secondo lui è punto bianco. Ora vediamo dalla misurazione dell'arbitro se conferma l'idea di Zafferani. Esatto, aveva ragione Zafferani, punto bianco. Voi direte in difficoltà rosa verde, ma voilà, va a dare un calcio anche alla bianca. La sbaglia. Però intanto la sposta, quindi il punto è suo. Alza il pallino a sponda, Zafferani. Anche Rosa Verde si appoggia a sponda per prendere il pallino. Zafferani sposta la biglia rossa nella parte bassa, ora l'ultima in mano Rosa Verde per prendersi il punto. E poi che porta il pallino nella parte bassa del biliardo. Chiaramente Zafferani ha l'ultima biglia in mano, quindi la costa è suo e con 20 torna alla bocciata. Bocciata in contemporanea sui due biliardi, Zafferani ne fa 4. Si porta 24. E Simonetti si appoggia al pallino, prende punto. Sposta via le biglie nel quadrante inferiore, rimane la bianca, quindi a costo bianco per Zafferani. Ne vediamo rosa verde, sposta la biglia bianca, tenta un calcio al pallino per mandarlo nel castello, lo riesce a portare verso le proprie biglie, nel castello non ci passa, è anche sfortunato, tentava di fare qualche punto di rialzo ma niente, prende solo il punto.
Ultima biglia, questa per Paolo Zaffereni. Appunto, l'ho preso. Mi sta puntando con la biglia. Vediamo se riesce ad arrivare giù per abbassare magari la propria biglia rossa verso... No, dalla parte opposta. Rimane punto bianco. Quindi due punti di accosto per Zafferani che va baciato con una 26. E nulla di fatto, si rimane 26, Zafferani 79, rosa verde. Scelta rossa, ma non arriva nulla, non arriva nulla e rimane anche punto dell'avversario. Si rimette ad abbassare il pallino nella parte inferiore del biliardo. Rosa verde va semplicemente a punto perché ora Zafferani ne ha una sola da giocare, lui invece in mano ne ha ancora due. E ha un bottino non indifferente, 79 punti, quindi gli basta un punto d'accosto. E Zafferani comunque tira l'ultimo biglia, si prende punto. Resiste fino all'ultimo. E qui finisce la partita, perché l'accosto di... Ah, però dice forse, chissà, ha un'altra biglia da giocare ancora. E quindi Simone Rosa Verde è finalista e lo vedremo oggi pomeriggio alle 15. Di nuovo qui al Circolo Caprilino, Pesaro. A più tardi. Ciao.